prospettammo alla direzione distrettuale antimafia la necessità di procedere a un accertamento che, sulla base di una riflessione che era stata fatta da me personalmente, ma anche da miei collaboratori che erano alla squadra mobile, io all'epoca ero studente quindi non ero presente, ma sulla base di una discussione, su una riflessione che nasceva dal nostro vissuto effettuato dal 92 fino all'epoca di questa nota dell'ottobre 2007. Fa riferimento alla nota del 16 ottobre 2007, sì, esattamente. Numero 600/2007 MOB AF GEN protocollo. Esattamente. È una, ecco, cosa si diceva con questa nota? Nella nota sostanzialmente noi avevamo proceduto a una preliminare esame del cosiddetto fascicolo M1 che ai sensi del testo 1 di legge di pubblica sicurezza viene impiantato per ogni caso che viene aperto dalla polizia giudiziaria della Polizia di Stato in questura. Quindi esiste un archivio dove ci sono dei fascicoli cosiddetti permanenti, dove vengono messi, inseriti tutti gli atti posti in essere o dalla polizia giudiziaria o dalle varie forze di polizia che, nel caso di legge prevista, hanno obbligo di comunicazione al questore dei vari atti e dei vari provvedimenti, sia investigativi che giudiziari. Faccio riferimento alle sentenze che per esempio devono essere comunicate al questore e via via, così come anche altri atti che nell'eventualità di indagini predisposte in un certo caso possono essere fatte anche da altri organismi investigativi, ma trasmessi per conoscenza a perfetto, uffici della Polizia perfetto. Di Stato che devono per legge alimentare questo fascicolo. Cosa verificaste in questo fascicolo? Io effettuai sulla base di questa riflessione una verifica del fascicolo M1, cioè del fascicolo che condensava tutti gli atti di cui era in possesso la squadra mobile sul caso Rostagno, e ci accorgemmo che sostanzialmente non era stata, per quello che emergeva da quelle carte, non era stata mai effettuata né d'iniziativa né su delega delle due procure una analisi balistica, tecnico-balistica, da parte dei laboratori di polizia scientifica della Polizia di Stato. Così come invece era stato fatto, per come si evinceva da una nota dei carabinieri che era nello stesso fascicolo, una nota del rapporto del 1988 effettuato dall'arma nell'immediatezza dei fatti, si vinceva invece essere stato fatto del tenente colonnello Lombardi, sì, dell'epoca. Si vinceva essere stato fatto invece dall'arma dei carabinieri. Altrettanto non era stato delegato alla Polizia di Stato. Perché ci siamo motivati a trasmettere e informare la procura, la direzione settuale antimafia, di questa necessità? Intanto per verificare se al fascicolo processuale fosse stata mai disposta una analisi del genere, per vedere di avere una delega per ritirare gli eventuali corpi di reato eventualmente presenti o presso la direzione distrettuale antimafia o presso l'ufficio corpi reato del Tribunale di Trapani. Questa prima ipotesi investigativa si rivelò corretta perché in effetti all'ufficio corpi di reato del Tribunale di Trapani, acquisita la delega del dottor Ingroia, delega ottenuta a seguito della nota da lei richiamata, la nota del 16 ottobre 2007. Sì, la delega è del 5 novembre 2007. Sì. Venne fatta questa, ottenemmo la delega da parte del dottor Ingroia e giusta questa direttiva di indagine chiedemmo contezza di eventuali plichi contenenti reperti relativi all'omicidio Rostagno.